Ragazzi e ragazze, benvenuti in un nuovissimo video. Io, come al solito, sono con le mie meravigliosissime felpe, che ormai le conoscerete tutti piano piano. Vi farò proprio un exploit delle mie meravigliosissime felpe. Vabbè, dettagli. Sono qui seduta sul letto in un'altra angolazione che potete vedere alle mie spalle, le lucine, che ovviamente non danno tantissima luce perché sono delle micro lucciole e sono blu, cioè è tutto filo praticamente, non c'è niente di qualcosa. La parete alle mie spalle è verde, anche se dalla fotocamera sembra gialla, però vi assicuro che è verde. Mi sono messa qua perché oggi c'è poca luce, quindi spero di sfruttare al meglio quel po' che c'è, avendo comunque una prospettiva frontale e non laterale, che mi oscura mezza faccia e poi sembra male. Comunque, a parte tutto questo grandissimo prologo, veniamo a noi. Allora, il video di oggi si chiama Le 5 cose da non regalare. Allora, vi spiego. Perché proprio 5? E perché proprio adesso, voi direte, è passato Natale, è passato la Befana, è passato questo, è passato quell'altro, ti riduci adesso a fare il video? Sì, perché vi spiego. Principalmente le cose non si regalano delle feste comandate, cioè Natale, compleanno, Epifania. I regali, secondo me, si possono fare sempre. Quando uno ha intenzione di fare un regalo, prende e lo fa. Quindi, a mio parere, quindi tolti anche i San Valentini e robe simili, a mio parere, una persona quando deve fare un regalo ad un'altra persona deve partire da determinati standard e deve ovviamente rispettare i gusti dell'altro, cioè ci mancherebbe che per esempio io, facciamo l'esempio, non mi piacciono i profumi, mi regali un camion di profumi e non saprei cosa farmene, proprio giusto per dirne una. Quindi partiamo dalle 5 regole fondamentali che secondo me vanno seguite sia per quanto riguarda i maschi sia per quanto riguarda le femmine, perché alla fine determinate cose sono universali, cioè vanno bene sia per uno che per l'altra categoria. Quindi iniziamo! Allora, secondo me se una persona non conosce bene i gusti dell'altro non dovrebbe regalare i libri. Mi spiego meglio. Ovviamente se tu sai che a Tizio piace il libro che ha scritto Ken Follett, quello nuovo che è uscito, vai e lo prendi, ok. Ma se tu non conosci i gusti dell'altro e gli prendi un libro di Nicholas Sparks e a quello per dire non gli piacciono i libri di Nicholas Sparks, quello non sa cosa farsene, lo usa per fare lo spessore sotto il tavolo o per fare un contrasto con i libri. Cioè, veramente, per esempio, se a me... Oddio, la mia bandiera inglese alle spalle. Se per esempio io non avessi chiesto questo libro, che è Nicholas Sparks l'ultima canzone, e me ne avessero regalato un altro, io non sapevo cosa farmene, perché io questo qua l'ho chiesto e me l'hanno regalato, perché a me piaceva questo. Comunque, faccio vedere una cosa, bellissima. Solo io posso avere il cuscino con la bandiera dell'Inghilterra, con la scritta I love UK. Comunque, a parte questa breve interruzione, andiamo avanti. Quindi, secondo me, per regalare un libro a qualcuno, dovete conoscere benissimo... il mio telefono che suona sempre. Che tanti. Dicevo, dovete conoscere bene i gusti della persona, altrimenti non avventuratevi nel regalare libri che poi magari possono essere, cioè possono essere rifiutati, ed è peccato veramente, perché per esempio a mio compleanno è successa la stessa cosa. Una ragazza mi ha regalato un libro che si chiama Un giorno, sarebbe il film che hanno fatto A Day, e io mi sono trovata a dirle proprio espressamente: a me non piacciono i libri di quel genere. Però ciò non vuol dire che non proverò a leggerlo, per carità, alla fine tutto fa brodo, cioè tutto si può provare, però non spaziate molto sulle categorie. Per esempio, ok, volete regalare un libro, vedete le categorie che almeno gli piacciono, cioè se a questa persona non piacciono per dire i libri gialli, non regalate gialli, perché sarebbe bello. Certo, magari si può scoprire una nuova vena artistica, però ciò... magari non è neanche molto utile per la persona che lo andrà a prendere, ma perché dici, ok, mi regalo un libro giallo, io non leggo gialli, come la mettiamo? Semplicemente. Andiamo avanti. Non regalate profumi né ai maschi né alle femmine, per lo stesso esatto motivo per i libri. Cioè, non conoscete i gusti della persona. Cosa regalate profumi? Ci sono persone come me che i profumi non li usano, non mi piacciono. Cioè, no, preferisco lavarmi e... vabbè, è scontato. Nel senso, preferisco utilizzare comunque i bagnoschiuma, quelle cose. Ma non i profumi, a me personalmente non piacciono. Quindi cosa fai a regalare un profumo a una persona che per esempio poi non li usa? Che cosa gli devi fare? Li devi tenere nell'armadio, fermi là, oppure li deve spruzzare casualmente sulle robe? Oppure li deve andare poi a forzare alla mamma, al papà, alla sorella, alla zia, alla cugina? No, evitate, proprio evitate da prescindere. Non regalate profumi.
È preferibile regalare un set di bagnoschiuma, un set di saponi, quelli sicuro che si usano, o gira, o lo usa la madre, o lo usa il padre, alla fine quelli si usano. Perché il bagnoschiuma alla fine, per esempio, lo metti nella doccia, gira, gira, qualcuno lo deve usare. Il sapone è la stessa cosa, lo metti là, uno va, si lava le mani, lo usa. Ma i profumi no, il profumo è difficile, perché a uno può piacere la fragranza fruttata, all'altro può piacere la fragranza profumata, così è. No, secondo me i profumi sono un regalo troppo specifico, perché magari ad uno può piacere il profumo di marca, quindi il Dolce & Gabbana, questo e quest'altro. A uno può piacere il profumo più scadente, per esempio della Polina, che già non costa caro, oppure quelli della Malizia. Cioè, possono piacere tante cose che la persona che va a fare il regalo non sempre è a conoscenza, quindi a mio modesto parere evitate di regalare profumo. Poi non regalate CD musicali, a parte che ormai CD musicali non si usano più e tutta la musica si carica da internet, però facciamo l'esempio: se tu mi vai a regalare un CD di Laura Pausini che a me non piace, io te lo sbatto in faccia, vabbè, non sul momento, però ecco altro. Non saprei cosa farmene, quindi se voi andate a regalare un CD, prima di tutto basatevi sui gusti musicali delle persone, se no, se proprio non sapete cosa prendere, se non sapete cosa regalare, basatevi sui gusti musicali. Per esempio, a Tizio piace il rock, prendeteli un album dei Queen, che va sempre bene, è generico, prendeteli un album dei Beatles, che è sempre a gusti ovviamente. Cosa contraria invece per i DVD, perché alla fine tu puoi sbagliare sì a comprare un DVD perché sbagli il genere, però alla fine un film, alla fine un film si può vedere sempre, cioè si passa il tempo davanti alla televisione e dice: ah, non so che fare, mi metto e mi vedo un film. Quindi secondo me è preferibile regalare un DVD e non un CD, perché il CD è di musica ed è quello, non lo vedi, cioè non sai che fartene, sì magari lo ascolti però dici: mamma mia che noia, non mi sta andando. Invece un film alla fine giri giri, lo vedi, passi il tempo, non c'è niente in televisione, ti metti il film, prendi e lo vedi, scopri una cosa nuova, vedi una cosa diversa. Secondo me è meglio un DVD di un CD, a mio modesto parere. Poi, l'abbigliamento, a partire dall'intimo fino addirittura ai cappotti, no, no, no. È preferibile comprare sciarpe, guanti, cappelli, foulard, accessori esterni, che non vanno usati in determinati periodi, ma che si possono usare sempre, e non i vestiti, perché prima di tutto le taglie, che si sbaglia sempre, cioè veramente là si sbaglia, le scarpe è altra cosa. E poi comunque si possono sbagliare i colori. Quindi, prima cosa, di una persona bisogna conoscere i gusti sui colori. Per esempio, a me non piace il nero, il rosso e il rosa. Ok, quei colori li devi eliminare a prescindere. Sai che non mi devi comprare niente di quei tre colori, per esempio. Oppure sai che una persona, il suo colore preferito è l'arancione, gli compri le cose arancioni. Quindi i vestiti è un po' problematico come cosa, proprio per le taglie, perché no, direi che non ci piace come cosa. Oppure, come vi ho detto prima, per le cose esterne, quindi guanti, sciarpe, cappelli, potete andare sul sicuro, ovviamente sempre in base ai colori. Quindi per i vestiti no. Stessa cosa per l'intimo, andate con le taglie. È preferibile che voi vi portate la persona e dite: scegliti una cosa, te la pago io, perché è più semplice, almeno quella sa se l'è scelta, e poi quando torna dice: me la sono scelta io, però me l'ha regalata Tizio perché l'ha pagata lui. È più facile fare così, fidatevi, è più semplice. Poi, quinta cosa, e secondo me è la fine, perché piccole regole, piccole chicche vanno sempre bene. Allora, non comprate accessori vistosi, sia per i maschi che per le femmine. È preferibile comprare una cosa semplice, e è preferibile anche comprare una cosa, per esempio, parlo adesso di gioielli, collane, bracciali, orecchini, quelle cose là, di colori neutri, quindi che siano argento, oro o nere. Nere tipo rifiniture in pelle o in cuoio, quelle vanno sempre bene e sono semplici. Se voi iniziate a comprare accessori troppo sfarzosi, tipo anelli con i birlocconi, collane esagerate, fermali per i capelli per esempio, troppo colorati, alla persona potrebbero non piacere. Quindi è preferibile, per esempio, non sapete che prendere, un paio di orecchini, per esempio, semplici, argentati o dorati, ovviamente partiamo dai colori di base, e non un lampadario per esempio che sia celeste, per farvi l'esempio, e alla persona un po' più piacere, perché che ne sapete voi se alla persona X piacciono gli orecchini pendenti, oppure se alla persona X piace il celeste. Andate su colori semplici, su cose semplici. Non, allora, prima di tutto non prendete mai pendenti,
per quanto riguarda gli orecchini, ma è preferibile per rendere il punto luce o l'orecchino piccolo, il fiorellino, la stellina, che sono cose che vanno su tutto e non hanno età, perché la perlina se la può mettere la ragazzina di 2 anni che si è appena fatta i buchi all'orecchio, la bambina, ma se la può mettere anche una persona più grande di 50 anni, 55, perché va sempre bene. Oppure per esempio i gioielli agli uomini, là abbiamo un altro capitolo, perché ci sono sensi che proprio li detestano, tipo il mio migliore amico Ivan odia i gioielli, quindi mi passerebbe mai per la testa da comprargli un bracciale, un orologio, perché non li usa, non li mette. Però la va sempre in base ai gusti delle persone. Però se conoscete una persona che non sa che gusti ha, prendetegli una cosa semplice, una collanina semplice che non abbia eccessivi ciondoli. Per esempio, questa qua che io porto al collo è un semplicissimo filo, una catenina con un fiorellino, ed è semplicissima e va bene su tutto, va bene sulle cose sportive, va bene sulle cose eleganti. Non è una collana che tu dici, mo questo ve la metto come l'abbino d'estate, d'inverno, non si capisce. No, andate sulle cose semplici. Stessa cosa sugli orologi, evitate di regalare quei patacconi della Braille che ti pesa il braccio più della... Non mi hanno pagato per fare pubblicità, dicevo. Che ti pesa il braccio solo a portarli. No, prendete un orologio semplice, una cosa minimale. Magari sì, di acciaio, cioè di quelle cose che non sono eccessivamente sfarzose, che sono semplici. Oppure anche quando, per esempio, gli anelli, a mio padre, non dovreste prenderli perché non sapete le mani delle persone, cioè non sapete se hanno la mano maga, se l'anello lì va, se le dita si gonfiano di qua di là. Quindi questa secondo me è la regola che per quanto riguarda i gioielli, quindi gli accessori in generale, quindi state attenti quando comprate le cose. Stessa cosa per esempio gli accessori, possono essere le borse, andate sui colori neutri, anche se la persona è bella stravagante, eccentrica, allegra, che ama i colori come posso essere io, che amo tutte quante le cose colorate con tante stampe. Se non conosci bene i miei gusti e come abbino le cose, evita di comprarmi, per dire, una borsa che c'ha 3000 cose spiaccicate sopra, che per carità può essere bellissima, ma poi io mi ritrovo a dire, questa quando la metto? La metto d'inverno, la metto a mare, la metto in spiaggia, la metto a scuola, la metto all'università, la metto qua, la metto là? No, andate su cose anche là semplici, che magari hanno qualcosa di particolare. Per esempio, invece del classico bauletto, li prendete una borsa tracolla, una cosa più fine, più raffinata, però sempre su colori neutri. Magari le tinte unite sono la cosa migliore, che hanno giusto qualche particolarità, qualche dettaglio, magari un brillantino, una cosa, che sono più fini. Quindi, bene, detto ciò, io vi saluta la mia bandiera inglese bellissima, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!